Parola, tantissimi grandi portieri hanno difeso la nostra porta o altre porte, quello che la dovrà difendere a Londra nella pallanuoto, Stefano Tempesti. Buonasera. Grazie di essere venuto, Stefano. Oh, abbiamo messo dei portieri strepitosi in questa clip, eh? Ho visto. Come anche il colpo dello scorpione di Ghita, poi c'era Luongo del Canada che portò la medaglia d'oro a Vancouver ai canadesi, poi insomma tanti altri, Yashin, il grande Lev Yashin della nazionale russa, all'epoca veniva scritto CCCP. Ma fanno ancora paura i russi? No, fanno paura tutta la parte jugoslava. Sì, tutta la parte dell'ex Jugoslavia. Ora la Russia meno, ha attraversato un periodo in cui aveva una nazionale fortissima, Olimpiadi di Sydney, Olimpiadi di Atene, e poi già appunto ci lottammo la qualificazione per le Olimpiadi di Pechino, e nel rush finale riuscimmo a vincere proprio a scapito loro, e ci siamo qualificati noi, la Russia. Comunque, il pericolo arriva dai nostri vicini che ormai si sono ovviamente segmentati in tante, però sono tutti fortissimi. Tutti fortissimi, infatti per noi questa divisione della Jugoslavia ha creato più problemi. Bastava prima battere una la Jugoslavia, adesso sono in tre di altissimo dolori. Livello, infatti. Cioè, sono fortissimi. Allora Stefano, andiamo a vedere la tua scheda, così inquadriamo un attimo il personaggio che mi sta di fronte, l'ha realizzata Barone, che sarà il nostro telecronista della pallanuoto a Londra, e poi facciamo questa chiacchierata. Benissimo. Ad Eindhoven, dove siamo finiti quarti, forse le sue grandi mani ci sono un po' mancate, anche se adesso lui dirà di no e che chi lo ha sostituito ha fatto in pieno il suo. Vero, ma se ai mondiali di Shanghai diventi un muro, se nella finale con la Serbia pari tutto e anche due rigori, se alla fine ti votano miglior portiere del torneo, vuol dire che un valore aggiunto lo sei. E come? Stefano Tempesti agli europei in Olanda non ci è andato per l'operazione di settembre alla spalla, che lo ha fatto tribolare un po'. Ma adesso è tornato, un po' tutti possono sentirsi più tranquilli. Al Recco, con cui ha vinto tutto dal 2003, e in nazionale, ora che il Sette Bello sta per lanciare lo sprint verso Londra. È di Prato Tempesti, lì dove è nato pure Pablito Rossi, uno che i portieri gli faceva piangere spesso. 203 centimetri di forza e talento, che sono stati il primo passo verso la gloria. Da ragazzino lo misero in porta semplicemente perché era il più alto di tutti. E che oggi continuano a fare la differenza, perché uno così, quando allarga le braccia, ti può anche sembrare una montagna invalicabile. Capitano, leader, bandiera, in tutti i sensi, ai mondiali è stato lui il portacolori della spedizione azzurra, miglior portiere del mondo. Provi anche stavolta, Stefano Tempesti, a dire di no. Io ci provo, dice, dici di no? Vediamo, bandiera, vediamo. Le cose, cioè, sì. Magari, sarebbe bellissimo, però sì. Beh, conosco la situazione. Lo so, però tu hai un ruolo, quello che deve dare la sicurezza a chi sta davanti, cioè, è una cosa un po'... Ma come nasce, diciamo, nella vita di una persona? Dice, voglio fare il portiere, che normalmente a calcio il portiere è sempre l'ultimo. Tutti, no, non lo vogliono fare. È nata in casa, perché io ho avuto la fortuna di avere mio fratello Alessandro, che faceva il portiere di calcio. Lui ha sei anni più grande di me, e quindi io fin da piccolo l'ho seguito, mi portavano sempre a vedere gli allenamenti, queste partite, lo vedevo come una sorta di mito, come una sorta di, certo, di figura speciale all'interno della squadra, e quindi sono cresciuto un po' con questa figura, con questo esempio. E poi da lì, quando ho iniziato, appunto proprio per il fatto di essere il più alto di tutti i bambini della mia età, ho provato in porta. Da lì, ma il basket non sono mai uscito, basket, no, non mi hanno mai sfiorato, no. Sono sempre stato attratto però, dall'acqua, sì, ci hanno provato, ma era troppo forte il richiamo dell'acqua, della palla, del divertimento comunque in piscina. Quante ore stai in piscina? Quante ore galleggi? Perché la realtà è che voi state lì, guardate, osservate, però il movimento delle gambe è continuo e costante. È continuo, però ormai è un movimento che non mi costa più grande fatica, ecco, va da sé, faccio questi allenamenti, questo sport da una vita, e quindi durano molto più fatica gli altri, certo, a nuotare che io a fare il mio ruolo. È più un ruolo molto di testa, detto, di tu concentrazione. Hai detto tanti anni, ecco, questo è quello che intanto insomma hai portato a casa. Manca quella cosa Olimpiade. Eh sì, purtroppo le Olimpiadi non sono state molto, molto felici, le tre Olimpiadi precedenti. Però, insomma, quello, diciamo,
la parte più importante è quella parte in alto, perché bene o male un oro, un argento ai mondiali, soprattutto l'oro a Shanghai 2011 è quello più assoluto, a parte che vi ha dato la qualificazione, quindi ha messo tranquillo essere state la prima grande nazionale che si è qualificata per l'onda, quindi Campagna era tranquillissimo per il semplice fatto, avendo vinto lui nel 92, si è liberato anche di un peso, di quella spada di Damocle del nome di Rudic, perché comunque lo è sempre stato, poi meno male che c'è stato Rudic da questo punto di vista. Cioè tu invece, diciamo, che cosa ti aspetti da questo cammino verso l'Olimpiade? Al di là della situazione fisica, che chiaramente, cioè, come stai? Innanzitutto io devo rimettermi con questa spalla. Ho iniziato a giocare sia il campionato che la Coppa Campioni 10 giorni fa. Sta andando bene, è un percorso ancora lungo, perché l'intervento è stato importante, è stato un intervento. Io ho fatto la prima partita in campionato 10 giorni fa dopo 6 mesi e mezzo che non di inattività. L'ultima partita era stata appunto la finale dei mondiali a Shanghai contro la Serbia. Continui sempre la fisioterapia? Continuo la fisioterapia e dovrò continuarla ancora per dei mesi. Ho un lavoro speciale in palestra, dovrò comunque ancora, avrò dei mesi di fronte a me per riuscire a ritornare quello che ero proprio appunto prima, durante i mondiali e poi prima di comunque di infortunarmi. Senti, noi siamo andati un pochino a vedere, scandagliare un attimo tra i tuoi compagni, perché è inevitabile, cioè tutto, siete un bellissimo gruppo innanzitutto. È vero. Compagni di squadra, diciamo, di campionato, che poi, lascia stare, il Recco praticamente distribuisce nazionali dappertutto e tutte le... Allora, andiamo a sentire un qualche amico e poi continuiamo. Veniamo. Allora, Stefano Tempesti per me è il cinese più alto di Prato. Ah, sicuramente lui è una sicurezza, ti dà la possibilità che in difesa lui fa la differenza, nel senso, più che per me, per gli avversari, che li mette veramente in serie difficoltà. Beh, Stefano per me è un amico, perché lo conosco da tanti anni, al di là dell'attività, siamo appunto amici fuori dall'acqua. Andarlo a sostituire è stato un onore, ma anche una grande responsabilità, perché lui è il miglior portiere del mondo ed è stato il miglior giocatore nel 2011 eletto ai campionati, quindi sono stato onorato, allo stesso tempo responsabilizzato a sostituirlo, e ho dato il massimo e è andata bene. Lui, oltre ad essere mio compagno di squadra, è anche mio tra virgolette allenatore, perché non abbiamo preparato dei portieri e nei mesi in cui lui non c'è stato, perché comunque non c'era fisicamente, è stato un po' difficile, perché a volte non sapevamo cosa fare, comunque lui è sempre quello che ci guida e che ci dà una mano in tutto, quindi anche in quello c'è stato un po' di difficoltà, l'abbiamo superato, la squadra comunque ha vinto, è andata bene, ora aspettiamo che rientri al 100% per vincere qualsiasi cosa. Cioè, non vedevo l'ora che tu ritornassi in acqua, la realtà è quella. Senti una cosa, Stefano, cioè, Olimpiadi 2004, Olimpiadi 2008, cioè, sono delle tappe di avvicinamento, di maturazione per vincere un mondiale, quello che è successo poi a Shanghai per poi arrivare all'Olimpiade? Cioè, tutto fa esperienza, io ho iniziato, ho avuto la fortuna di iniziare molto presto, proprio con le qualificazioni alle Olimpiadi, si parla del 99, poi con le Olimpiadi nel 2000 avevo 20 anni e appunto fa tutto parte di un percorso, forse è proprio questo che un portiere deve attraversare per riuscire ad arrivare a grandi risultati, perché quello del portiere non è un ruolo in cui prevale la fisicità, la forza, è un ruolo mentale dove conta molto l'esperienza, dove conta molto anche sapersi concentrare e saper sopportare anche ad uno stress notevole, perché sbaglio, l'errore di un attaccante o di un difensore è un errore che poi che non comporta grandi cose, sbaglia un portiere e si prende gol, e quindi senti una responsabilità grande, quindi ci vuole una grande forza mentale, una grande tenuta che si costruisce negli anni. Ecco, è difficile arrivare ed essere subito pronti a sopportare determinati stress. Qual è, diciamo, sembra una domanda sciocca, qual è il tiro che ti dà più fastidio? Cioè, noi siamo cresciuti un pochino con i film di Nanni Moretti, la palombella, che è quello che proprio è, trapassami il tema, è l'insulto al portiere, cioè il pallonetto, oppure il tiro forte, oppure quello che rimbalza, che ti dà lo schizzo in faccia. Quello che rimbalza è forse il più difficile, anche perché è il più imprevedibile, non sai arriva come... l'acqua addosso. Ma non è tanto per l'acqua addosso, è che non sai proprio come rimbalza la palla, a volte può rimanere al pelo dell'acqua, a volte può impennarsi, quindi anche lì devi essere bravo a conoscere magari l'attaccante, a sapere
come tira lui e come ciò che accadrà, tutto. Però ci vuole insomma sempre una buona dose di fortuna in tutto quello che ci riguarda. Allora, noi abbiamo chiesto a Carlo Vanzini un servizio particolare per il semplice fatto che secondo me l'identificazione del muro, cioè tu sei il muro della, diciamo, della porta, cioè è come se avessero messo tanti mattoni lì per non far tirare. Allora l'abbiamo dato come tema a Carlo Vanzini, che l'ha sviluppato in questa maniera, giocando anche sulla tua età. Era il 1979 quando i Pink Floyd si inventarono The Wall, il muro, uno degli album più famosi della loro storia. Eravamo ormai alla fine degli anni 70, lanciati a forte velocità in un mondo in evoluzione, ma ancora reale, senza SMS, Facebook, Twitter, email. La gente si parlava, non scriveva. Il 79 è proprio l'anno della svolta tecnologica, l'inizio di quello che siamo oggi. Viene lanciato il CD e i giovani possono iniziare a diventare più sordi, come dicevano allora i nostri genitori, con il Walkman, che nel 79 fa la sua prima apparizione. Certo, quello che è passato agli annali ancora oggi va di moda è The Wall dei Pink Floyd, e in pochi sanno che nel 79 di The Wall ne sono nati due, quello già citato dei Pink Floyd e questo. La canzone parla di guerra, di disperazione, di voglia di urlare tipica di quegli anni. Il nostro personaggio invece ha sempre voglia di urlare, lasciando la disperazione agli altri e trasformando la guerra della canzone in una sfida sportiva, a caccia dell'oro. Vita da muro, uno che deve distruggere il gioco degli altri, nato e cresciuto per scacciare illusioni e creare emozioni. Vita da muro, duro e impenetrabile, ma la vita non è così facile. Il muro a volte scricchiola e cade, e allora via, lavorare, lavorare e lavorare, perché il muro deve avere fondamenta solide e deve sempre essere perfetto per non lasciare spiragli. In due sole parole, The Wall. A te che ti piace la musica, essere nato nell'anno di un LP, come si dice, il vinile storico, come The Wall dei Pink Floyd, è qualcosa di particolare. Tra l'altro è un gruppo che io adoro particolarmente. Ce l'hai quel sì, non avevo dubbi. Assolutamente. Beh, è bellissimo, no? Come cosa. Sì, sì, è bellissimo. Io sono nato in un'epoca e ho avuto la fortuna, sportivamente parlando, di crescere grazie ai grandi campioni. Io appunto hai citato Sandro Campagna. Ho iniziato presto a giocare a pallanuoto, però ho capito che veramente era una passione, era veramente una cosa che volevo fare quando ho visto vincere i grandi campioni. Mi ricordo, ero in vacanza, ero al mare, vedevo le Olimpiadi nel 92, era un'età anche difficile, perché quando hai 13 anni, 14 anni sei sempre a un bivio se sì, preferisci fare un tipo di vita oppure un'altra, anche perché fare la pallanuoto, fare lo qualunque sport, cercare di farlo a livelli alti vuol dire rinunciare a quelli che sono gli amici, le avventure, dalle gite scolastiche a qualunque altro tipo di cosa al di fuori di quello che è lo studio, allenare, la famiglia, no? e la piscina. Quindi era un'epoca importante, un'epoca che appunto ha condizionato me come alcuni altri, che ci ha permesso di continuare, di avere questo obiettivo, questo sogno, vedendo loro. E questa è una cosa gesta molto bella, tra l'altro poi trovarselo come CT della nazionale, insomma, sì, ancora meglio, e come dice adesso lo tocco. È stata una grandissima emozione, ed era anche una responsabilità un po' che sentivo in questi anni, non riuscendo a portare a casa un oro, una vittoria importante, quella di dire sono in nazionale da tanti anni e ancora non riesco a ripetere le gesta, la responsabilità di avere magari di non riuscire a contribuire a formare una generazione futura che come me poi sia appassionata a questo sport. Poi c'è un fatto di imitazione, certo. Tu prima nel servizio di Carlo Vanzini dicevamo il discorso di Facebook, Twitter, cioè come adesso che tutto è cambiato, cioè prima si parlava di più e adesso sono cambiate tutte le cose, ma c'è chi invece, abbiamo sentito, ci dice che proprio tu con Facebook, Twitter, zero, come si dice a Roma, zero carbonella, cioè proprio molto molto l'abbiamo poco sentito un tuo amichetto, vediamo un po'. Un grande allenatore una volta ha detto che Tempesti è un vizio, quindi
purtroppo sia per l'allenatore che per i compagni di squadra, quando non c'è la sua assenza si sente, perché sposta gli equilibri a favore della difesa in maniera determinante. Sicuramente un compagno di avventura di questi ultimi 12-13 anni, quindi l'ho visto quando era un paperone di 2 metri e non toccava neanche un pallone, a diventare il portiere più forte del mondo, ma sicuramente un grande amico. Tornando ad Eindhoven, credo che chi ha sostituito Stefano si sia comportato bene, la difesa ha fatto un lavoro straordinario in più, perché siamo abituati a quando c'è lui che toglie parecchie castagne dal fuoco. È chiaro che è stata un'ottima esperienza per noi, per capire cosa dare in più a Stefano, sapendo che sarebbe tornato. In proiezione poi olimpica è indispensabile il suo apporto, perché abbiamo visto che siamo riusciti ad arrivare lì ancora una volta senza di lui, ma con lui forse ci darà quella percentuale in più per provare a entrare in zona medaglie a un'Olimpiade, che chiaramente è un'impresa pazzesca. Come dicono a Napoli, siamo due cepponi tutte e due nella gestione di questi social network, però lui è veramente negato, ecco. Poi con quelle dita di chilometriche schiaccia tasti a caso e mi sembra che di essere in vantaggio nettamente. Chiaramente lui è anche più brutto, quindi non c'è gara, ecco. Stefano, in bocca al lupo, giovedì sera saranno emozioni forti, io poco muoio lì, però in bocca al lupo per il tuo rientro e portaci alla vittoria. È un'era di Dio, fantastico, vabbè, l'ha detto lui, siamo amici, abbiamo condiviso così tanto in questi ultimi anni, in questi ultimi 15 anni, perché poi c'è anche una nazionale giovanile, certo, che ci ha visto insieme, ci ha visto campioni del mondo nel 99, sempre con Sandro Campagna a livello giovanile, quindi percorso lunghissimo, e forse appunto sono proprio tutte queste le tappe che uno deve, questo è molto bello, deve attraversare. Ma realmente si è negato, anche perché lui esagera, doveva fare la sua parte, però sì, diciamo che non è un mondo che mi affascina. Ci ho provato, ma ancora faccio. E ci stai anche provando, perché è annunciato ovviamente che stai venendo qui, eccolo qua. Quindi chiaramente poi, come tutti, mi adatterò ai tempi che corrono. Però bisogna farlo e lo farò, ecco. Però ecco, rispetto ad altri che vedo che si sono lanciatissimi ancora. Alcuni sono anche perché è proprio un distacco totale dalla realtà, è questo che mi blocca un po', ecco. Ancora credo molto nel dialogo, nel contatto, e quindi aspetto, finché sono in grado cerco di aspettare. Si è tagliato i capelli prima, quando è venuto qui c'aveva proprio boccole e riccioli, Parlava lui più brutto. Lui è più brutto, ovviamente. Vabbè, lui si sta preparando, però ecco, anche mentalmente vi state avvicinando a Londra con una grande voglia di realizzare questo sogno, perché guardate che adesso io dico sempre forse la solita banalità, la responsabilità che c'ha una nazionale che ha vinto un mondiale, quindi che arriva con le carte in regola e con un cammino giusto, non è da poco. E questo, e poi l'Olimpiade, cioè, non è che c'è una nazionale rispetto a un'altra, cioè siete tutti uguali e siete tutti lì per una medaglia. Infatti in questo è grande il nostro allenatore, grande Campagna, che appunto fin dall'inizio ha messo subito le cose in chiaro, perché sai, non è facile anche gestire una vittoria di un mondiale, perché poi arriva tutto quello che io sono qua, magari tanti altri ragazzi, c'è tutta una grande visibilità, e rischi di perdere di vista appunto l'obiettivo, che è quello innanzitutto dell'umiltà, il fatto che noi non abbiamo vinto a Shanghai perché siamo più forti in assoluto, noi siamo stati più bravi di loro, ma forse presi singolarmente nessuno ci avrebbe mai paragonato agli atleti che abbiamo battuto, quindi la nostra forza è quella di rimanere un gruppo unito, come hai detto tu siamo tutti molto amici, e quindi l'umiltà e la voglia di lavorare. Noi abbiamo vinto anche perché forse abbiamo lavorato più degli altri e ci abbiamo messo più sangue e più sudore rispetto agli altri, quindi la strada è tracciata, sappiamo quello che dobbiamo fare, abbiamo anche un grande allenatore in questo che sa gestire bene il gruppo.
Allora, abbiamo detto grande allenatore, il grande allenatore ha già vinto, abbiamo detto nel 92. Londra ci porta bene per il semplice fatto che la nostra storia e la nascita del nome Sette Bello l'ha ricostruita Luca Corsolini proprio con il 1948. Andiamo a sentire. Si chiama Legacy, è l'eredità dei giochi, quello che ci lasciano dopo la cerimonia di chiusura, il segreto di Londra 2012, dice Sebastian Coe. Ed è pure la storia di Londra, prima città ad ospitare per tre volte i giochi estivi. E la legacy londinese è anche molto italiana. Nel 1908 la maratona, quella associata ad Orlando Pietri, diventò finalmente una corsa di 42 km e 195 metri per non scomodare la regina. E nel 1948, i primi giochi cronometrati, vinse l'oro nella pallanuoto la nazionale italiana che diventò proprio allora Sette Bello. Da raccontare la storia di questo soprannome diventato adesso uno dei marchi più e meglio riconoscibili nello sport mondiale. Nel dopoguerra Sette Bello era la radunante, se i giocatori di Napoli in trasferta giocavano a scopa. Poi, e qui sconfiniamo nella leggenda, tre giocatori di quella squadra intervistati da Niccolò Carosio dissero: noi siamo quelli del Sette Bello, ci chiami così alla radio. E uno di quei tre, Ermenegildo Arena, vanta con Cesare Rubini, che giocò pure nella nazionale di basket e altri, il record di medaglie olimpiche. Adesso la squadra di campagna è attesa della sfida più impegnativa. Dopo gli ori olimpici di Londra 48, Roma e Barcellona, se arrivasse nella prossima estate la quarta vittoria, si tratterebbe di poker. Dovremmo cambiare nome? Allora, questa dal 48 ai giorni d'oggi, il nome Sette Bello l'abbiamo scoperto. Quello che dobbiamo scoprire è, mettendo una fotografia nel nostro mega screen qua dietro, vedere la tua apertura di braccia, perché grazie a queste braccia la tua... Eccola qua la porta. Quindi ti pregherei, Stefano, di alzarti e vedere, aprendo le braccia, cosa vediamo. Vai a coprire della porta. Io mi sposto perché è qualcosa di... Proviamo un po', ci passa giusto un pallone, ma non lo farei passare questo pallone. Ci proviamo. Cioè la porta è 3 metri, giusto? Sì, giusto. Quindi allargando tu le braccia riesci quasi a coprire interamente la nostra porta. Dico nostra perché comunque ci sentiamo tutti quanti già in acqua all'Aquatic Center di Londra. Allora, abbiamo finito questa nostra chiacchierata, Stefano, il che mi ha fatto molto piacere perché dopo Campagna e Felugo ci serviva The Wall, ci serviva il muro perché... abbiamo così costruito un pochino anche il tuo grande personaggio e la tua importanza. Luca Corsolini ha un'asta di beneficenza di fotografie, è riuscito a prendere, ed era Sport Senza Frontiere, ha comprato questa magnifica fotografia che è quella di Shanghai. Ecco, io la faccio vedere a favore di camera, dove ci sta Felugo in prima fila perché dice che è più bello e quindi sì. Si mette subito lì. Tu stai un po' indietro, però come sempre controlli tutta la squadra. È vero, no? Non a caso. Se non a caso stai là dietro, cioè come sicurezza. Questo qui è un dono della nostra redazione olimpica. Colgo l'occasione anche per regalarti questa calottina, una delle calottine dei mondiali. Mamma mia, numero uno. Numero uno. Eccolo là, uno spettacolo. Qua prendiamo pure i colpi sulle orecchie, si evita tutto quanto. Stefano, grazie mille, e questo qui è assolutamente benaugurante per noi e questo è assolutamente benaugurante per la nostra nazionale e per te. Ringrazio tutti voi. Io ti pregherei di andare a firmare, magari se trovi la firma di Felugo e Campagna, al nostro tabellone, mentre, eccolo qua, Stefano Tempesti, il nostro portiere della nazionale di pallanuoto. Devo firmare bene, se no Francesco Rizzo... Si arrabbia. Sì. Poi io ho avuto tutta una società che mi è stata molto, molto vicina nel tornare bene da questa spalla. Devo ringraziare, sì, la Prorecco, dal presidente Volpi, Pino Porcia, tutto lo staff medico della palestra, tutti quanti, perché se sono riuscito a tornare in così breve tempo, riuscito a tornare a giocare, spero di riuscire ad andare sempre meglio, anche merito di una grande società. Assolutamente, veramente. Poi una società come la Prorecco è qualcosa di straordinario. Grazie Stefano, io intanto ricordo ancora una volta quali sono i grandi appuntamenti sulle nostre reti, importantissimo da non perdere, ore 12, Milan-Juventus sabato a cominciare, ci saranno anche collegamenti da Piazza Duomo e poi tutto il pre-partita con Ilaria D'Amico, Irlanda-Italia, rugby, grande rugby, questa volta in Irlanda, a Dublino, l'Italia tenterà questa vittoria in questa edizione del 6 Nazioni e basket NBA, All-Star Game, il massimo a 00:45 di domenica. Ebbene, io lascio le immagini per lanciare anche Social Games a un gruppo particolare che si è divertito a giocare con
la loro musica e le discipline olimpiche, che sono i Finley. Andiamo a vedere l'ultima clip. Io vi saluto e vi do appuntamento a giovedì prossimo con altri grandi, grandissimi ospiti per Obiettivo Londra. Arrivederci. Ciao a tutti. Ciao. Il 2012 è un anno importante perché è l'anno delle Olimpiadi, ma è l'anno anche del nostro nuovo disco. Quindi noi ci stiamo preparando. Preparando. Perché come le Olimpiadi, un nuovo disco va preparato alla grande. Match point Finley. Fortunatamente non sarà questa la squadra che ci rappresenterà a Londra. Probabilmente meno se rimaniamo nella musica. Anche noi ci stiamo allenando duramente per il nostro album. Seguiteci. Dove, Dani? Su www.finley.it con la nostra web series Timeline. E intanto in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani. Ciao! Ciao! Spaccate! Spaccate!